La batteria elettronica più semplice da suonare in assoluto? Eccola qua. Oggi voglio andarvi a far vedere, voglio provare, farvi vedere, perché l'ho già un po' provicchiata, perché ero abbastanza curioso e per fortuna che l'ho provata, perché ho un bel po' di cose da dirvi. Questa. Già spoilerato tutto, vabbè. È perché c'è anche un amplificatore oggi, quindi non l'ho spento ed è partito. Ma vabbè, fa niente, vi ho già detto tutto quanto. Vi dicevo che oggi vado a provare la Nux Nuex, non ho ancora capito come si dica, ma comunque la Nux DM310. Ho provato già sul canale la Nuex DM210, che è una batteria che funziona bene, è molto economica, è molto robusta, devo dire. Questa è la sorella maggiore, quindi andiamo a provarla. Devo dire che come compattezza della batteria siamo più o meno ai livelli della Nuex 210, sicuramente più robusta. L'ho montata, ho tirato bene le viti e raga, vi faccio vedere una cosa. La tiro su tutta insieme e non si muove. Questa cosa è impressionante, me ne sono accorto perché l'ho montata nella stanza di là, poi l'ho portata, ho detto proviamo a alzarla tutta insieme, non si è mossa di un millimetro, quindi super robusta e resistente, un pochettino più pesante rispetto all'altra, ma veramente ottima come costruzione e molto semplice. Adesso non c'era ancora arrivata questa cosa, ma molto 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 semplice. Vi spiegherò il perché, perché tramite la centralina possiamo fare tutto quanto e quindi diventa la batteria perfetta per chi è alle prime armi, chi magari sta cercando una batteria perché vuole cominciare a suonare la batteria, o chi suona già la batteria, vuole una batteria elettronica e non ha troppo sbatti di mettersi lì a impostare mille cose eccetera eccetera. Questa, imposti tre cose e sei a posto, non hai bisogno di altro, poi hai tutto sulla centralina, schiacci i pulsantini e suoni come vuoi. Insieme alla batteria oggi ho l'amplificatore di Nuex e voglio andarlo a testare. Quindi non vi dico altro, vi dirò poi dopo, direi direttamente di mandare la sigla. Voglio ringraziare Nuex Efron Export per avermi mandato questa batteria e questo amplificatore, quindi sigla e poi andiamo alla batteria da provare. Molto bene, quindi per prima cosa prendo le bacchette che c'erano insieme alla batteria, che sono bacchette Nuex Digital Drum 5A, quindi bacchette abbastanza standard, e vi dico che oggi, oltre a provare la batteria e tutto quanto, voglio anche provare questo amplificatore per batterie elettroniche proprio di Nuex, comunque loro. Perché? Voglio capire un attimino quali sono le differenze tra amplificatore per batteria e cuffie. Ho anche le mie cuffiotte qua, quindi farò un po' uno, un po' l'altro per vedere cosa cambia, soprattutto se si sente bene da questo amplificatore, che ovviamente vi dirò le mie sensazioni. Ho già fatto un video in cui provo questo amplificatore per batteria, ve lo lascio qui sotto in descrizione, così lì potete sentire proprio quello che esce dall'amplificatore. Oggi invece vi dico le mie sensazioni e facciamo un confronto. Quindi, allora, perché questa batteria è così semplice? Perché, allora, tutto sta nel modulo, il DM310, che è un modulo più avanzato rispetto al DM210 della batteria che ho già provato. E allora, uno schermetto bello piccolo, devo dire, con uno schermo che ci fa vedere tutto quanto più e meno per cambiare i kit, e qua sopra abbiamo dei pulsantini che ci permettono di fare tutto. Oggi voglio spiegarvi il perché ci permettono di fare tutto, quindi clicchiamo più, andiamo su kit 1 e incominciamo a sentirlo anche con l'amplificatore. Proviamo un kit dopo, no, più, kit 4. Ok, tutti i pad si stoppano dei piatti. Quindi
Ah, anche Charleston? Ok. Proviamone ancora una, poi vi dico due cose, ma provo ad alzare un pochettino le frequenze alte dell'amplificatore. Provo ad alzarle un po', vediamo cosa succede. Ok, allora, molto meglio sicuramente con le frequenze un po' più su, le frequenze alte dell'amplificatore, perché sentiamo meglio i piatti e il rullante, soprattutto sulle Ghost. Invece con tutto a zero era un pochettino più tutto cupo, quindi preferisco così. Forse potrei alzare ancora un pochettino. Potrei alzare un pochettino le basse e un pochettino le alte come frequenze, in questo modo ho un buon bilanciamento, quindi super semplice da usare questo, perché appunto abbiamo due input, in questo caso io ho messo destra e sinistra della batteria, ma poi potremmo anche mettere nell'input 1 tutta la batteria, nell'input 2 ad esempio un altro strumento, un basso, una chitarra oppure tutti gli strumenti insieme, e ci fa proprio come da spia, e abbiamo la possibilità di decidere ad esempio input 1 che è la batteria la voglio più su, input 2 che sono tutti gli altri strumenti e magari anche la voce la tengo un po' più basso, comunque posso decidere, ho la possibilità separatamente di regolarmi i volumi. Per quanto riguarda la centralina, che appunto vi dicevo super super semplice, allora abbiamo sentito un po' di kit, devo dire che per quanto riguarda i suoni sicuramente meglio rispetto alla 201, alla DM 200, che è 201, alla DM 210, soprattutto molto più semplice da suonare perché i pad sono più grandi e con queste mesh devo dire che il realismo è abbastanza buono proprio come suonabilità. Per quanto riguarda questi pulsantini qua, partiamo di qua. Allora, Tone ci permette di avere subito il livello, cioè il volume, cliccando questo andiamo avanti, quindi volume ovviamente. Possiamo tirarlo su, in questo caso lo sto tirando giù, quindi avremo meno volume, ma vabbè, questo direi che è abbastanza semplice, lasciamolo a 100. Andando giù abbiamo la possibilità di cambiare rullante. Andando giù abbiamo la possibilità di cambiare il pitch. E basta, torniamo al livello. Quindi con questo pulsantino Tone appunto abbiamo la possibilità subito di cambiare di livello, intonazione e tipologia dello strumento. Con il pulsantino click abbiamo il click e lo possiamo sentire subito. Probabilmente voi state sentendo il click anche dal mio microfono perché ho l'amplificatore acceso, quindi quindi ottimo. Riverbero, allora cliccando qua lui ci mette il riverbero, questa è una cosa figa perché possiamo decidere il riverbero prima, la quantità di riverbero, poi vi faccio vedere come, e cliccando lì abbiamo direttamente il riverbero. Quindi ottimo, possiamo scegliere se tenerlo o toglierlo. Su kit ovviamente ci siamo adesso perché di base la centralina va su kit per cambiare i vari suoni eccetera. Andiamo sotto, ma non andiamo di qua ma andiamo sotto, menu me lo tengo per ultimo. Andiamo sotto dove abbiamo rec, play e stop, perché io posso andare a schiacciare rec e nel momento in cui, come potete vedere, record ready, il drum pad, cioè colpisci il pad, nel momento in cui cominci a colpire il pad parte la registrazione. Proviamoci.
clicco di nuovo su REC, mi stoppa la registrazione cliccando su play, anzi su REC e poi su play. Ok, molto bene, come potete sentire io ho la possibilità di registrare direttamente sulla centralina quello che voglio. La centralina mi tiene solamente una registrazione perché poi ho la possibilità di collegarmi tramite USB e fare delle registrazioni aggiuntive. Secondo me la cosa che registri una traccia e poi riregistri la centralina su se stessa, quindi non abbiamo la possibilità di registrare di più, è comodo nel momento in cui magari stiamo studiando qualcosa, registriamo, ascoltiamo, poi ricominciamo a studiare, registriamo, ascoltiamo, non dobbiamo stare lì a dire ok, registra, ascolta, poi elimina il file, vai a cercarlo, poi tanto non gli eliminiamo mai i file se ne abbiamo tanti, quindi ci ritroviamo con un sacco di file, non sappiamo più quale dobbiamo sentire. Invece qui hai un file, registri, ascolti, va bene, va male e poi ti rimetti a studiare. Quindi per questione studio secondo me è molto 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 interessante. Questione studio, sempre rimaniamo lì con il coach. Abbiamo quattro possibilità di imparare di studio. Quindi accent shift, time check, quiet count e change up. Ve li faccio vedere al volo tutti e tre, facciamo la provina perché poi vi dà il voto, quindi vediamo che voto prendo. Accent shift, lui fa partire il click e poi mi dà una ritmica da fare con degli accenti e devo cercare di farla il più preciso possibile. Boom! Boom! 100%! Molto bene! No, scusa. Poi time check, cioè abbiamo qui in mezzo, ci dice se mentre suoniamo siamo precisi, indietro, avanti. Più o meno, voglio rifarlo. Ok, 99, mi è venuta un po' paura con quell'88, però questo è comodo perché se voi state studiando ad esempio un groove di un certo tipo, fate subito la prova per vedere se siete precisi. Sul metronomo, ovviamente il metronomo poi potete aumentarlo, diminuirlo, cambiare la prima nota, decidere il suono che volete di metronomo, però questo potrebbe essere molto interessante. Quiet count, ogni tanto il metronomo c'è, ogni tanto il metronomo scappa. Proviamo. Questa volta molto meglio, devo dire, rispetto al 16 che mi aveva dato su 100 prima. E infine change up, abbiamo ottavi, terzine e sedicesimi che cambiano come metronomo e noi dobbiamo riuscire a rimanere comunque metronomo. Quindi o facciamo la stessa cosa, ottavi, terzine, sedicesimi, a me piace fare un groove e avere dei metronomi che cambiano.
Vedete, è molto divertente, devo dire, come cosa, e può servire tanto. Appunto, studiate dei groove, studiate dei fill, avete la possibilità di avere subito una gestione di quello che studiate per capire se lo state studiando bene, se siete migliorati, se non siete migliorati, eccetera, eccetera. Andando all'ultimo, abbiamo il menu dove ovviamente possiamo decidere tutto quanto, quindi decidere il click, le tipologie di click, il tempo, il beat, il rhythm, cioè se voglio ottavi, sedicesimi di un certo tipo, ottavi di un certo tipo, eccetera, il suono, il volume, tutto quanto. Tornando indietro sul menu, abbiamo la possibilità degli effetti. Vi ricordate il riverbero prima? Se oltre al master EQ, master, tutto quanto, possiamo decidere il riverbero e possiamo decidere la tipologia di riverbero, quindi se riverbero off o riverbero on, che possiamo inserirlo direttamente di qua. Questo è il riverbero che ho adesso. Posso andare a decidere lo stile, quindi room o all, cioè più grande, il decay e il livello, quindi se io ad esempio aumento il livello avrò un riverberone pazzesco. Quindi sicuramente molto utile questa cosa del riverbero, magari mettiamone un filino meno perché così mi sembrava un po' eccessivo, anzi andiamo come style di nuovo a, ho sputato bene, a room, che era quello di prima. Tornando su menu poi abbiamo tutte le varie possibilità di modifica del nostro suono, come ad esempio i trigger. Quindi ad esempio io la cosa che ho fatto è aumentare la sensibilità su alcuni, come ad esempio il rullante, per avere delle ghost che non fossero troppo basse, perché lui me le dava proprio così all'inizio, invece adesso che ci sono. Fammi provare le cuffie così vedo subito. Adesso sono abituato al suono di questo, metto input 1 e 2 a 0. Bravo Luca, bravissimo. Non male, non male. Sinceramente preferisco dall'amplificatore, perché il suono ovviamente è lo stesso, ma qui mi arriva un po' più pomposo. Mi piace. Bello, ok? E poi panning, quindi se mettere toma a sinistra, toma a destra, eccetera, e i vari output MIDI note, perché ovviamente tramite l'uscita USB possiamo andare a inserire, a registrare anche MIDI, quindi decidere dopo il suono, e poi reset e option. Quindi questa è la centralina, molto semplice, devo dire, molto molto semplice. Questa è perfetta se qualcuno è alle prime armi, vuole smanettare un pochettino, ma senza andare a inserirsi in un contesto assurdo di batterie elettroniche che, primo, costano di più e secondo, ci fanno perdere un po'. Qui molto semplice, capiamo quelle tre impostazioni che ci servono e poi abbiamo tutto tramite questi, tutto utilizzabile tramite questi tastini qua, quindi veramente veramente molto molto semplice. Aggiungo tre cose, direi, che non so se sono tre, ma fa niente, che i pad hanno il doppio suono, tutti quanti, quindi rullante, side stick, mi sa tre suoni rullante, il tom, con il bordo del tom,
ovviamente tutto customizzabile, e i piatti hanno comunque i tre suoni. Il Ride ha anche la campana, come sentivate prima, se no Crash Ride e il Crash. Ok, quindi sicuramente molto molto utile questa cosa, perché possiamo avere il doppio dei suoni, soprattutto sui pad dei Tom, perché magari vogliamo metterci un campanaccio qua e ce l'abbiamo subito. Per quanto riguarda, seconda cosa, il dietro, noi abbiamo, come potete vedere, vabbè, alimentazione e output, dove ovviamente adesso io sto andando al mixer, che poi tramite il mixer vado all'amplificatore, aux in per inserire ad esempio la musica, bluetooth module per gestioni tramite bluetooth del modulo, trigger perché noi abbiamo un'entrata in realtà del modulo aggiuntiva, quindi possiamo andare ad aggiungere un pad, aggiungere una cassa se vogliamo, con due casse aggiungere qualsiasi cosa vogliamo, e USB, come vi dicevo, per registrare e per registrare in MIDI. Quindi questo è, vi ho detto che vi dovevo dire tre cose, ve ne ho dette solo due, se mi viene qualcos'altro in mente ve lo dico, intanto mi risposto di là e ci salutiamo. Quindi, come avete visto, batteria super super semplice, veramente una semplicità pazzesca, che adesso tante volte è diventato anche, secondo me, un po' difficile da trovare sulle batterie elettroniche, perché si cerca sempre di fare di più, di trovare delle cose migliori, che va bene e ci sta, ma questo molto spesso complica il tutto. Quindi la batteria elettronica tante volte è diventata solamente per chi sa smanettare, sa cosa vuole, eccetera eccetera. Questa invece c'è la possibilità di smanettarci un pochettino, ma rimane molto semplice, cioè plug and play, cioè attacchi i cavi, suoni, poi se ci vuoi smanettare un pochettino ancora meglio, suonerà meglio, però comunque rimane veramente molto 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 semplice, e con la semplicità soprattutto di questo modulo qua, boh, secondo me è una bomba. Quindi ottima batteria sicuramente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io voglio ringraziare tantissimo Frenexport e Nuex per avermi mandato la batteria. Per quanto riguarda l'amplificatore, allora io sinceramente, se studiassi con una batteria elettronica, mi prenderei un amplificatore, perché cambia tutto. Cambia tutto. In cuffia hai il suono della batteria vero, diciamo, quello che esce direttamente dal modulo, e quindi va bene. Per quanto mi riguarda, però, è un po' secchino rispetto a un amplificatore. Con l'amplificatore senti proprio la figaggine che esce dalla batteria, magari tira anche un po' sulle basse ogni tanto quando suoni da solo, così senti la cassa bella potente, rullante pieno, e ci sta. Quindi se avete una batteria elettronica e potete farlo, perché ovviamente magari avete la batteria elettronica perché non potete fare assolutamente rumore, se potete fare anche un po' di rumore, l'amplificatore ve lo consiglio. Quindi ancora grazie mille Frenexport e Nuex per avermi mandato amplificatore e batteria, e noi ci vediamo al prossimo video. Trovate tutti i link per le info tecniche eccetera, che io non sono stato qua a dirvi troppo, ma trovate tutto quanto qui sotto in descrizione. Ciao!